quali sono le dimore degli dèi? Allora, le dimore degli dèi, mai termine fu tanto appropriato, e sono gli edifici sacri, nel nostro caso quelli pertinenti all'area sacra di Capocolonna e del, credo, che posso dirlo con orgoglio, del primo tempio urbano di Fondo Gesù di Crotone. E il libro si articola in quello che io amo definire un excursus storico, finalizzato proprio alla conoscenza di questi monumenti, attraverso questi archetipi, che sono appunto questi elementi architettonici, molte volte spesso trascurati, riletti attraverso la sezione aurea, con il numero naturale 1,618, il numero divino. Capocolonna un tempo sacro agli dèi, ma oggi questo colle è sacro agli uomini, secondo lei? Mi fa una domanda che potrebbe avere tantissime risposte, ma penso che Capocolonna abbia tante potenzialità in questo senso. Certo, siamo un po' limitati con una solitaria colonna, che è ormai il nostro simbolo per l'eccellenza, però ha tante potenzialità storiche. Il libro le esprime tutte, dimostrando che anche da una semplice colonna, da un semplice archetipo, da un semplice elemento architettonico possiamo risalire anche la costruzione geometrica. La sezione aurea ha dimostrato dei canoni architettonici ancora poco conosciuti, che credo abbiano perfezionato le architetture di questi monumenti, schemi regolatori con i quali erano stati edificati. Non solo questo è il significato del libro, ma lo dico con orgoglio, e spero che questo possa essere orgoglio per tutti noi, per la mia città. Era un atto dovuto, anche perché ritengo che non solo attraverso questo lavoro possiamo rivedere sotto una luce diversa, sotto nuove prospettive, questi edifici sacri, ma permetterà al lettore di avere molto di più, come anche capire meglio la nostra storia millenaria e alcuni elementi di questa storia ancora poco conosciuti. A tutti gli effetti, il libro è un atto di tutela dei monumenti esaminati, per alcuni archetipi, per alcune testimonianze, è la risultanza di un lungo processo, difficoltoso processo, che mi ha portato alla salvaguardia del dato scientifico. Crotone, purtroppo, mi dispiace dirlo, la tutela non è più un fatto di sensibilità individuale, ma è un fatto di coscienza. E dobbiamo cercare di capire che stiamo lentamente perdendo il nostro fattore identitario che ci ha contraddistinto finora, e dunque è arrivato il momento di fare qualcosa prima che la situazione possa diventare irreversibile. Siamo tutti chiamati in causa. Mi rivolgo soprattutto agli enti preposti alla tutela, ma anche ai nostri amministratori, che hanno questo dovere e privilegio di raggiungere tale scopo. Il libro esce in un momento di ripartenza, facciamolo dunque dalla cultura. E poi, oltre Capocolonna, vi erano altre zone a Crotone sacre. Pensiamo ad esempio al culto di Apollo. Allora, ci sono sicuramente nella cora di Crotone altri edifici extraurbani, come sappiamo, il santuario di Vigna Nuova, lei mi parla appunto del culto di Apollo. Proprio il tempio urbano di Fondo Gesù, che è stato fortunatamente inserito nel progetto dell'antica Croton proprio per la rilevanza scientifica, e credo che possa avere tutti i requisiti per poter parlare finalmente del primo tempio di Apollo nella nostra città, quindi per la preesistenza di una continuità storica alla fine che va dall'VIII secolo all'epoca ellenistica. Cosa dimostra nel suo libro? Allora, dimostriamo anche un particolare aspetto. Si è sempre parlato di Pitagora nella nostra città, lo dice la storia, però penso, ecco perché dicevo prima, lo dico con orgoglio, penso che è la prima volta che possiamo provarlo oggettivamente attraverso la rilettura di questi monumenti e anche lo stretto rapporto del filosofo di Samo anche nella riorganizzazione urbanistica di Crotone, avvenuta plausibilmente nella seconda metà del VI secolo a.C., e anche la sperimentazione e l'applicazione del